mio gruppo Telegram. Ok ragazzi, la piattaforma di oggi è questa qua, si chiama VNWSS. Allora, prima di iniziare a spiegarvi la piattaforma, voglio dirvi che io non sono un consulente finanziario, inoltre dovete sempre depositare ciò che nel caso siete disposti a perdere. Ovviamente questo discorso equivale per tutte le piattaforme in questo campo, quindi parliamo proprio del campo delle criptovalute. Dopo aver fatto questo breve disclaimer, possiamo passare alla spiegazione della piattaforma. Innanzitutto dovete accedere alla piattaforma. Come si fa? Trovate il link in descrizione. Cliccando sul link in descrizione vi porterà su questa pagina e cliccate qui nella sezione Sign Up. Dopodiché ci porterà su questa schermata. Qui in alto possiamo cambiare la lingua. Vediamo se c'è la lingua italiana. No, la lingua italiana non c'è, però possiamo fare la traduzione automatica appunto della piattaforma. Dopodiché clicchiamo qui nella sezione Me. E clicchiamo qui su No account to register, come in questo caso. Clicchiamo qui su Sign up, andiamo a inserire la nostra email, inseriamo una password. Inoltre qui ragazzi troviamo il codice REF. Ovviamente il codice REF ve lo mette in modo automatico, però mi raccomando, controllate che ci sia, perché se non c'è il codice REF poi non potete ricevere dei bonus che dopo vi andrò a spiegare. Mettete la spunta di conferma sia a questo primo che confermate di avere oltre 18 anni, di voler ricevere email e cliccate qui su Crea account. Invece ragazzi, per il login inserite i dati con cui avete effettuato la registrazione, rispettivamente email, password e cliccate su login. La password deve contenere un carattere maiuscolo, una serie di caratteri minuscoli, un carattere speciale come ad esempio il punto e almeno due cifre, quindi almeno due numeri. Ok ragazzi, dopo che avete effettuato la registrazione, sarà mandato un codice tramite email, all'email che avete inserito appunto in fase di registrazione. Andate nell'email, trovate il codice, lo inserite qua e cliccate su Submit. Ok ragazzi, poi andremo su questa schermata, diciamo che è la dashboard principale. Innanzitutto possiamo vedere varie sezioni, il deposito, prelievo e come acquistare le cripto. Allora ragazzi, per il deposito clicchiamo qui su Deposit, possiamo scegliere la cripto tra USDT, BNB, ONG, Bitcoin, Ethereum, Tron, BUSD, come vedete ci sono comunque tantissime cripto. Mettete USDT, poi ovviamente dovete scegliere network o TRC20, BEP20, ad esempio TRC20. Qui trovate l'address, lo copiate e fate un normale deposito appunto dal vostro wallet. Come vedete ragazzi, qui ci dice che il deposito minimo è di 0,03 USDT. Quindi sarebbero alla fine 3 centesimi di dollaro. Potete tranquillamente, diciamo che è una piattaforma aperta a tutti, alle disponibilità, alle tasche di tutti, quindi è tranquilla come piattaforma. Poi abbiamo la sezione prelievo, dobbiamo andare qui su Withdraw. Dobbiamo scegliere sempre la cripto, qui in questo caso in base a quello che depositate poi potete prelevare. Qua inserite il vostro address, USDT rete TRC20 in questo caso. Qui andate ad inserire l'importo. Il prelievo minimo è di un USDT, quindi di un dollaro. E cliccate qui, poi potete scegliere se fare. Allora, come vedete, il prelievo minimo è di un dollaro, però si prendono, se fate un prelievo veloce, si prendono un dollaro di commissione. Se invece fate un prelievo lento, che quindi vi arriva dopo, il prelievo minimo è sempre un dollaro, ma si prende semplicemente 50 centesimi di USDT. Quindi io ovviamente vi consiglio di raggiungere una quota comunque più elevata e di fare il fast, così subito vi arriva e cliccate su Withdraw. Inoltre poi ragazzi abbiamo anche la sezione Buy Crypto, che è una funzione che ancora deve essere messa, quindi dobbiamo aspettare questo aggiornamento. Allora, poi scendendo verso il basso abbiamo queste altre informazioni, come ad esempio email. Possiamo cambiare la nostra email, quindi qua inseriamo la nuova email che vogliamo associare all'account, inseriamo la password che abbiamo inserito in fase di registrazione. Ragazzi, voglio dirvi, ho sbagliato a dire, mi sono imbrogliato, quindi non bisogna per forza mettere un carattere maiuscolo e tutto il resto, va bene una qualsiasi password. E poi cliccate su conferma.
E avete cambiato la vostra email. Poi abbiamo qui pvd, che sarebbe la password. Per cambiare la password, inseriamo la vecchia password, inseriamo una nuova password, andiamo a ripetere la nuova password e clicchiamo qui su conferma. Poi abbiamo 2FA, sarebbe l'autentificazione a due fattori. Semplicemente andiamo ad attivarla tramite Google o tramite mail. Ci basta cliccare qui su Activate. Come funziona? Inseriamo questo codice su Google Authenticator, poi andiamo verso il basso, qui inseriamo il codice che ci dà su Google Authenticator e clicchiamo su Enable 2FA. Ok ragazzi, inoltre in questa pagina possiamo vedere anche il sistema REF, quanto guadagniamo e quali persone ci sono. Qui possiamo copiare il nostro codice, come vedete qui il nostro link. Però andiamo a vedere nei maggiori dettagli, cliccando su Details. Qua possiamo vedere tutte le informazioni, poi abbiamo la sezione Rules che ci dice quanto possiamo guadagnare. Rate 20%. Come vedete poi ci sono le rewards, percentuali, cashback e tant'altro. Allora, ad esempio qui con Rookie del 20%, Iron 22% e così via. Comunque, qui abbiamo altre varie informazioni, persone nuove, il totale guadagnato. Ci dice condividi, giocano e guadagna. Come funziona? Clicchiamo qui su Share to Friend e abbiamo appunto copiato il nostro link. Ci basta cliccare su copia collegamento oppure su salva immagine. Qui nella sezione My Friend possiamo vedere il nome dei nostri referral, lo stato e quanto hanno depositato. Inoltre, ragazzi, cliccando qui su questa spunta in verde, possiamo andare ad inserire le nostre informazioni. Questo qui, ragazzi, serve per poter effettuare il prelievo. Inseriamo il nostro cognome, qua inseriamo il nostro nome, il numero della carta d'identità, qua inseriamo il... Andiamo verso il basso, qui inseriamo il codice che ci dà su Google Authenticator e clicchiamo su Enable 2FA.